Nello show del record cinese, un uomo è riuscito a rompere il bicchiere utilizzando la voce. Nel corso del tempo tantissimi youtuber ci hanno provato, alcuni ci sono riusciti, altri no. Ma noi oggi sfateremo questo mito e vedremo se tutto questo è possibile. Il timer parte da ora. Joe, è il tuo turno, il bicchiere è tutto tuo. Oggi questo bicchiere vedrà la sua morte. Vai Joe, carico. Non mi sembri molto convinto. Aspetta, stai calmo. Riscalda la voce perché oggi di voce ce ne sarà bisogno. Calmo, mi raccomando. Rapidi! Fai schifo! Fai schifo! Rapidi! No. Rapidi! Beh, se continuiamo così, raga, non so. Oh, rapidi! Non so dove arriveremo. Io ce la farò! Sono la ragazza più forte! Con la voce più squillante! Vai! Non ci siamo, non ci siamo. È tutta rossa. È tutta rossa. Oh, calma. Calma, calma, calma. Ma come capiremo se il bicchiere sta per rompersi grazie a questa? Una cannuccia. In teoria urlando dovrebbe fare vibrazione. Andiamo ad appoggiare e vediamo. Calmi, calmi. Ah! Ma che stai facendo? Neanche di un millimetro. Sì, ma non sei pro per niente. Raga, nessuno di noi ha mosso un centimetro. Proviamoci insieme. E tre, e nessuno ha mosso la cannuccia. Dopo 10 minuti il bicchiere è ancora qui. E quindi... Scusate ragazzi, non ce l'ho fatta più. Comunque sia, è il momento di passare al livello successivo. Chi c'entra l'uovo nel bicchiere gira la ruota del suono. Vai, ok, parto io. Buona fortuna Giada, mi raccomando, non far spazio. Signori e signori, lasciate fare agli esperti. Così si c'entra un bicchiere con l'uovo, eh. Oh, forse col megafono ce la posso fare. Dai, invece non ce la devi fare. Andiamo a provare. Non si muove di una virgola. Riproviamo. Ma sta roba non si muove. Vabbè, va, proviamoci insieme. Di un centimetro, le vibrazioni stanno cominciando a entrare. No, 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 continuiamo, continuiamo. Vai, vai. L'avete visto? Regà, si muoveva il bicchiere. No, regà, ci siamo. Regà, forse ci siamo. Continuiamo così. Sapete cosa c'è più fastidioso delle nostre voci al megafono? La musica che emette sto robo, che ha un sacco di frequenza fastidiosa. Moltiplichiamola per tre. Ragazzi, no, le cuffie, ho bisogno delle cuffie. Che colore! Io ho le cuffie, non sento niente. Altri 10 minuti sono passati e questo è ancora qua. E allora ci penso io a farlo esplodere. Non ne potevo più. Ora sto più tranquillo. Vabbè, continuiamo. Ma fermi tutti perché è il momento di salutare i nuovi iscritti del canale. Li abbiamo inseriti in questo palloncino e lo andremo a bucare con un pezzo di vetro del bicchiere di prima. 3, 2, 1. Attenzione, andiamo a vedere i 3 bigliettini. E sono Aurelio, Marco e Sofia. Grazie mille, raga, mi raccomando,
giorni. Iscrivetevi anche voi al canale se volete essere salutati nel prossimo video, mi raccomando, è gratis. Ci siamo ufficialmente rotti e quindi abbiamo deciso di comprare oltre 1000 euro di impianto audio. Guarda, guardate questa cosa, vi spacco pure la porta di casa. Esatto, guardate qua che potenza. Raga, let's go, ora sì che si fa sul serio. Questo bicchiere adesso esploderà. Andiamo a scrivere la canzone più romanosa al mondo e abbiamo! Raga, ora deve esplodere, ok? Non si capisce niente! Ma raga, non si muove sto robo! Oh. Tra l'altro sono casse Bluetooth ma non si capisce niente! Oh. Sapete che vi dico? Aggiungiamo i megafoni! Tre megafoni più casse! I timpani! Quindi avevo deciso di chiedere ad una persona che con la voce spaccava i timpani giornalmente. Mamma, scusa un attimo, potresti urlare per favore su sto bicchiere? Cioè, se manco te ce la fai a romperlo, boh, si è messi male. Cosa vorresti dire? No, 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 niente, lascia sto bicchiere, niente, fai finta che non ti ho detto niente, ciao. È il momento di procedere, il primo che porta il bicchiere al traguardo può scegliere il prossimo suono. In posizione, attenzione perché la sfida inizia tra 3, 2, 1, via! Piano! No, ovviamente chi lo rompe perde! No! No! Ti prego! Dai, no! Non uscire! Radio no! Vado! Ho vinto la sfida! Raga! Mi preclamo vincitore! Al 99% Gio vince perché le onde radio fondono qualsiasi cosa! Cioè raga, però comunque da notare una cosa, lui ha lasciato il bicchiere qua, io l'ho portato fino alla fine, non è valido, io dovevo vincere le onde radio! Vabbè a cagare, va! Ok ragazzi, ci siamo! Ho fatto allontanare i miei amici perché può essere molto pericoloso, infatti io mi sono messo queste cuffie che mi proteggono i timpani! Ok, partiamo con i 500 decibel, ok? Ma dove già così mi sento? Ma che cazzo? Ok? Allora vediamo. La luce però non si muove, siamo a 100. Ok, 1000. Oh mio Dio, e ancora non si muove, ma che cazzo è? Basta, basta, 2000. Basta, subito, 2000. Aia! Non si muove! Ma che cazzo? No, è impossibile. Siamo venuti, la cassa esplode. 5000 decibel e non esplode. E 6000. Siamo a 100 decibel e non si muove. Ah, da qua lo sento. Ah, fa malissimo. No vabbè, 150. Non sente più niente. Ma com'è possibile che non si è rotto? Neanche le onde radio hanno potuto far niente. Quindi ora è il turno di Giada. Ok, giriamo la ruota. Speriamo in qualcosa di sacro. Spray. Lo spray che ammorbidisce il vetro. Beh, è possibile. In teoria questo spray, raga, dovrebbe ammorbidire il vetro. Adesso andiamolo a testare. Io lo spero. Secondo me è l'unica soluzione. Ti prego, okay, dai. Ok, dai, ti prego. Metti, ti prego, bene, abbonda. Tantissima, tanto. Non importa quanto sia costato, lo dobbiamo spruzzare così. Sto spendendo in bottigliette, costa 20 euro. Lascialo stare, vabbè. Ok, ci siamo, basta. Attiviamo le casse, basta. È il momento di attivare le casse e vedere se funziona. Vediamo, come cazzo hai mangiato il bicchiere, venite. Vedi, Giada, veloce. Che è successo, che no, è diventato tipo, no, vabbè. Ok, sta facendo effetto su spray, andiamo a vedere se effettivamente si rompe. Attivate tutto. Regalo, abbiamo bagnato e ancora qua sembra non succedere niente. Pia la cannuccia, veloce. Una cannuccia. Abbiamo messo di nuovo le onde radio, però a bassa frequenza. Prendete pure la roba, il megafono. Dai, raga, deve esplodere. Questa è la volta buona. Me lo sento, raga. Vai, col terzo megafono.
Le speranze erano ormai finite. Eravamo lì da oltre 55 minuti e mancava solo un minuto allo scadere del timer. Ognuno di noi era sfinito, avevamo gridato per un'ora intera e quel c***o di bicchiere non si voleva spaccare. Ma quando tutto sembrava perduto... Regà, si è rotto! No, vabbè, abbiamo perso le speranze! Il timer è finito, mancavano 10 secondi! Dopo un'ora intero di urla, di robe, sto cazzo come si è rotto! No, raga, mai più video così stressanti. Basta. Mi fanno male, c'è le cervicali, oh! Ma ce l'abbiamo fatta! Quindi rompere un bicchiere con la voce, con il suono, si può fare... Cioè, nel senso, ci vuole anche culo, diciamo.